La rivoluzione delle immagini nella diagnostica è fondamentale, soprattutto in cardiologia. Intanto la cardiologia all'inizio è stata sempre rappresentata per quello che comunemente viene nell'immaginario collettivo come quei segni geroglifici del cardiogramma, dell'elettrocardiogramma, apparentemente incomprensibili. Da lì abbiamo fatto dei innumerevoli passi avanti per poter evidenziare le strutture cardiache nella loro complessità. L'evoluzione tecnologica è stata a favore di poter scoprire eventuali restringimenti coronarici, che sono quelli che poi esitano in infarti. Vi sono queste ultime indagini non invasive che sono soprattutto a proposito della cosiddetta TAC coronarica. La TAC coronarica è un esame non invasivo, quindi non bisogna ricoverare il paziente, si riescono a vedere e a identificare le coronarie come l'esame coronarografico invasivo e ci permettono di fare diagnosi precisa e in modo che poi noi possiamo prendere una decisione sul percorso clinico del paziente, cioè se la malattia coronarica è grave sottoporre il paziente all'angioplastico o all'intervento di bypass oppure continuare con la terapia medica. La prevenzione in campo cardiologico è fondamentale perché non dimentichiamo che l'infarto produce ancora oggi il 50% di mortalità prima del ricovero in ospedale. Quindi tutto ciò che riesce a evidenziare una patologia, a volte anche silente, prima che ci sia l'evento acuto infartuale, ben venga. E questo è una cosa che si può fare in maniera veloce, breve, con un costo limitatissimo, cioè fare quello che noi chiamiamo un tagliando ogni anno, tagliando come fosse una macchina al cuore, cioè fare un ecocardiogramma, una prova da sforzo al cicloergometro. E poi la parte importante, credo, per queste patologie, credo sia l'alimentazione. Certamente, certamente. Questa è una delle piaghe sociali più acuta, specialmente nei paesi cosiddetti industrializzati, perché il sovrappeso, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia, il diabete sono tutte patologie associate e sono fattori di rischio importanti per quello che riguarda le malattie cardiologiche, soprattutto coronariche. Quindi una dieta sana, bilanciata, mediterranea costituisce una grossa prevenzione già primaria per le patologie.